Ci può spiegare diciamo... meglio cosa è successo con Muntari? È meglio. Muntari ha sentito cori razzisti e ha chiesto all'arbitro di intervenire. L'arbitro non è intervenuto. Lui... Noi facciamo tante chiacchiere sul razzismo, su cose, su comportamenti e poi ci si passa sopra. Vabbè, io li ringrazio, penso che anche se la mia avventura qua non è stata positiva, nel senso che non sono riuscito a fare quello che volevo, la squadra magari all'inizio mi ha seguito, abbiamo giocato delle buone partite, poi si è sfaldato un po'. E mi sono dimesso proprio perché dice se non posso dare niente alla squadra è meglio che me ne vado. Però ringrazio i tifosi e tutta la gente, non solo quelli che sono venuti al campo, ma anche fuori, mi hanno trattato molto bene, come se avessi vinto campionato qua, che non è vero. No, penso che abbiamo fatto quello che potevamo e mi dispiace magari di perdere sul rigore dove è stato fiscato fallo di mano, il giocatore c'ha il braccio dietro, non vedeva la palla, quindi non credo che si può giudicare come volontario. Poi la partita è abbastanza equilibrata, penso che poi alla fine abbiamo fatto qualche occasione di più e qualche tiro di più, nel senso che io non mi ricordo una parata di Fiorillo, mi ricordo qualche cosa di Raffaello. Mister, resterà a Pescara anche la prossima stagione, ci sono delle buone basi per costruire qualcosa di importante anche il prossimo anno, quindi subito la promozione? Io penso che oggi le basi non ci sono, ma stiamo cercando di farlo. Noi abbiamo ancora qualche partita, dopo che finiamo possiamo ricominciare a costruire.